Buona domenica, mi sarebbe piaciuto, come dire, darvi questo messaggio con frasi del tipo rispetto al problema che stiamo vivendo del coronavirus. Il peggio è passato, adesso ripartiamo. Purtroppo non è così. Il contagio nel nostro paese si sta espandendo, abbiamo visto l'allargamento, come dire, delle problematiche che oggi coinvolgono anche, parte della nostra regione, tra cui la nostra, provincia. Nella notte il governo ha varato un decreto che impone, ulteriori, restrizioni. Bisogna essere molto chiari, molto lucidi, molto consapevoli. Alcune, come dire, delle possibilità, anzi, la possibilità di sconfiggere la diffusione del contagio dipende molto dai comportamenti individuali di ciascuno di noi. Abbiamo un ottimo sistema sanitario nazionale. Abbiamo delle persone straordinarie che ringrazio negli ospedali, i medici, gli infermieri, l'azienda sanitaria della Romagna che sta facendo tanto per le persone più fragili che sono ricoverate. Ma proprio per far sì che il contagio non si espanda e non si intasino le strutture ospedaliere, i nostri ospedali, le terapie intensive, è necessario prendere, come dire, dei provvedimenti e anche assumere dei comportamenti che, guardate, lo dico senza tanti giri di parole, ci cambieranno ulteriormente lo stile di vita, cambieranno, le nostre, abitudini. Per sconfiggere il coronavirus è una battaglia enorme, una battaglia dura, ce la faremo, ma bisogna che ognuno di noi ci metta, del suo. Non è il tempo della leggerezza. Non è il tempo di pensare che un comportamento come tenere un metro di distanza, non stare insieme ad altre persone, non lavarsi le mani riguardi qualcun altro. Ognuno di noi, e dalle regole di condotta che ognuno di noi imporrà a se stesso, dipende la diffusione o meno nelle prossime, settimane. Guardate, siamo in un momento davvero importante per la nostra città e per il nostro paese. Mi è capitato in questi anni da sindaco di leggere la storia della nostra città, alti, bassi, una storia millenaria, sconfitte, tragedie, resurrezioni, il dramma della guerra. Beh, io non è che voglio usare la retorica, però adesso siamo in una fase che non abbiamo mai conosciuto e ognuno di noi può contribuire a dare una mano per uscire da questa, epidemia che sta toccando il paese. Siamo nelle condizioni di gestire l'emergenza. Dal punto di vista delle strutture sanitarie, dal punto di vista organizzativo, ci stiamo attrezzando per portare dei servizi agli anziani soli, stiamo riorganizzando anche dei servizi che riguardano, la disabilità, si potranno avere, come dire, dei servizi anche in forma, telematica, elettronica a casa nelle nostre case. Tuttavia, se siamo attrezzati per gestire l'emergenza, bisogna che l'emergenza, come dire, non cresca. E perché l'emergenza non cresca e il contagio non si diffonda, bisogna ottemperare a dei comportamenti precisi. Bisogna comportarsi in modo diverso. Dicevo appunto, nella notte è uscito il decreto del governo che non ci fa diventare, come dire, una zona rossa, ma impone, delle restrizioni. L'obiettivo qual è di questo decreto? È che soltanto limitando i contatti si limita il contagio e limitando il contagio si evita di avere il rischio reale di far collassare o mandare in crisi gli ospedali. Questa è, la filosofia, questo è il tema, di oggi. Poi è chiaro che la nostra vita cambia. Cambia le modalità di lavoro, cambia le abitudini, ma oggi il tema è sconfiggere il contagio. Il decreto è in corso di approfondimento, sono prescritte, alcune cose, si può ad esempio, andare a lavorare, nel senso che sono concessi gli spostamenti dentro il territorio provinciale per esigenze lavorative, per esigenze di, necessità, fare la spesa, per esigenze di urgenza. Il decreto invece, non dà la possibilità di spostarci fuori, dalla, nostra provincia. Le merci anche si possono spostare, quindi ci si può spostare per lavoro. In sostanza ci pare di capire, e io voglio essere molto onesto, mi sono confrontato con i nostri sindaci, alcuni chiarimenti li avremo nel corso della giornata, perché ci sono ancora alcune zone grigie di questo decreto da interpretare, però, da quello che
dalla lettura del decreto capiamo che potremmo lavorare e spostarci dentro il territorio ovviamente provinciale. Si potranno spostare le merci, trasferire le merci, così come invece ci sono ulteriori restrizioni. Le scuole rimarranno chiuse fino al 3 aprile, si chiudono le istituzioni culturali, i musei, anche per quanto riguarda i centri sociali per gli anziani, questi verranno chiusi. Ci sono una serie di provvedimenti di chiusura anche rispetto all'utilizzo di impianti sportivi per gli allenamenti, quindi è chiaro che ci sono delle restrizioni che, guardate, diciamocelo, cambieranno le nostre abitudini. Il decreto, penso di poter dire, che ha una filosofia di evitare relazioni, spostamenti, quindi contagio, e evitare ciò che è futile. Ciò che è futile in qualche modo o non indispensabile, anche se eravamo abituati a praticarlo, ciò che è futile e non indispensabile è da evitare. Ciò che è necessario si può fare, come appunto il lavoro. Ci sono delle limitazioni, delle novità importanti per luoghi di aggregazione come i bar e i ristoranti. Questi potranno essere ad esempio aperti solo dalle 6 alle 18. È una previsione rigida che prima non c'era, ma la logica è quella appunto di evitare assembramenti. Gli scienziati ci dicono che solo evitando assembramenti, luoghi frequentati da più persone, si può evitare il contagio. Così come ci saranno delle restrizioni per quanto riguarda i centri commerciali grandi, gli iper o anche i centri commerciali medi. Sono disposizioni, è chiaro che ognuna delle quali apre mille domande, interrogativi. Oggi alle 3 i sindaci della provincia di Rimini insieme al prefetto faranno il punto in collegamento con la regione. Chiederemo anche una circolare applicativa per essere più precisi, perché anche noi sindaci abbiamo appreso nella notte delle disposizioni che devono essere applicate, devono essere chiarite. C'è anche, in tutta franchezza, una zona grigia che riguarda ad esempio gli spostamenti interni legate a le normali abitudini di vita, posso spostarmi, eccetera. La filosofia è quella che dicevamo prima: ciò che è futile da evitare, ciò che è indispensabile si potrà fare. E dobbiamo affrontare questa fase con concretezza, con pragmatismo. Ci saranno dei problemi, avremo anche, come dire, degli scenari in evoluzione davanti, si commetteranno degli errori, ma non è il tempo delle polemiche, è il tempo di sentirci italiani, di sentirci una nazione, di sentirci una comunità. Stop anche alle mie parole, queste che possono sembrare di retorica, ma dobbiamo stringerci, dobbiamo pensare che ognuno di noi, anche quando appunto si muove per lavoro o si trova in una situazione all'esterno perché ha necessità di muoversi, può e deve comportarsi in un certo modo. Guardate, sta succedendo anche una cosa incredibile, perché questo destino, questo fatto, questa epidemia che ci avvolge e ci coinvolge tutti, sì, ci costringe a stare a un metro di distanza, ma mi arrivano messaggi continui di gente che dice: sì, possiamo essere anche più distanti fisicamente di un metro, ma ci sentiamo in qualche modo anche più vicini, ci comprendiamo, siamo più disposti a capire gli altri. Quindi questa rivoluzione che ci sta scuotendo può portare anche a vivere la stessa situazione in modo diverso, essere più vicini nella reciprocità, nella comprensione dei bisogni. Il Comune si sta attrezzando, noi abbiamo convocato la giunta permanente per capire come ad esempio riuscire a organizzare dei servizi essenziali, portare la spesa a casa a chi non ce la fa, gli educatori e gli insegnanti di sostegno per ragazzi con disabilità. Quindi un pacchetto di interventi che viene messo in campo. Ripeto, è meglio parlarsi chiaro, dobbiamo cambiare lo stile di vita, dobbiamo pensare che per qualche settimana, un mese, cambierà tutto, praticamente tutto, delle nostre abitudini, ma ce la faremo, l'Italia ce la farà Rimini. Non voglio usare le parole appunto di retorica, ma ce l'abbiamo fatta in passato, ce la faremo anche questa volta. Ci sono
centinaia di persone straordinarie, migliaia di persone che stanno dando una mano a chi ha bisogno. Penso ai medici, agli infermieri, all'ospedale infermi, al personale dell'AS Romagna, penso alle forze dell'ordine, al lavoro che stiamo tentando di fare come amministratori insieme al mondo delle imprese, al mondo del lavoro, del volontariato, di gente che comunque si dà per gli altri. Si sta riscoprendo anche il fatto di stringerci, di provare a darci una mano. Non è appunto il momento della retorica, dobbiamo superare e supereremo questa emergenza. Guardate, tutto parte e finisce dai comportamenti individuali. Se per qualche settimana dovremo limitarci, dobbiamo farlo, non possiamo girarci intorno. Ognuno di noi uscirà anche con delle domande, ma questo lo posso fare? Proveremo piano piano, minuto per minuto, a capire sempre meglio cosa possiamo fare e cosa invece dobbiamo evitare. E voglio ringraziare davvero ancora una volta i medici, gli infermieri, il personale tutto che sta dando una mano, perché davvero in questo momento sono i nostri eroi, come la gente che dà una mano col volontariato. Rimbocchiamoci le maniche, prepariamoci a questa partita dura, incredibilmente sconosciuta, perché Rimini nella sua anima ha le forze e le energie per superare questo momento. E sono anche convinto di una cosa, che dopo questo momento così duro, così appunto sconvolgente, ci sarà una ripartenza, ci sarà anche un rimbalzo. Adesso partiamo da noi, cambiamo noi stessi, limitiamoci alle cose indispensabili e diamo una mano a noi stessi. Pensando ai nostri familiari, ai nostri figli, ai nostri amici, diamo una mano a noi stessi con i nostri comportamenti per uscirne insieme. Vi ringrazio, nel corso della giornata ci saranno aggiornamenti come la circolare applicativa, appena avremo delle informazioni sarà nostro compito ovviamente informarle e distribuirle a tutti. Grazie Rimini, diamoci una mano, cambiamo il nostro stile di vita, ma non rinunciamo a essere noi stessi. Siamo usciti da momenti difficili nella storia di questa città, usciremo anche da questo e ne usciremo anche, sono sicuro, guardate, più forti. A presto.